Solo sfruttamento dei giacimenti Argo e Cassiopea attraverso una centrale a terra e niente piattaforma Prezioso K, pur avendo vinto i ricorsi presentati da 6 comuni delle province di Agrigento e Ragusa. È quanto deciso ieri da Eni. Il cane a 6 zampe, durante l'incontro che si è svolto al Mise, ha riferito di aver rinunciato al progetto della maxi piattaforma al largo delle coste gelesi. Sostanzialmente si perdono tanti soldi di investimento, considerato che la gran parte delle coperture finanziarie, parliamo di 1,8 miliardi di euro, previste dall'intesa dal 6 novembre del 2014, era destinata proprio all'offshore. L'investimento è tuttora in piedi, è soltanto la versione di progetto, quindi l'investimento sul nostro territorio rimane nella sua interezza. La differenza è che, a posto di realizzare una piattaforma, gli impianti verranno realizzati sulla terraferma, e questo per permettere, ci sono dei vantaggi evidenti. Intanto che non verrà realizzata la piattaforma, con problemi di tipo ambientale che potremmo scaturire anche se venivano prese tutte le precauzioni. In secondo luogo, la possibilità di realizzare l'impianto dentro l'area industriale di Gela, che di fatto evita una sua desertificazione e che consente di poter far lavorare le maestranze per realizzare questi impianti di trattamento gas, cosa che invece sulla piattaforma era messa in dubbio. Come tutti ben sappiamo, mancavano quelle strutture portuali, quel famoso yard di costa che consentiva di poter realizzare la piattaforma a Gela, e quindi questo lavoro quasi sicuramente sarebbe stato fatto altrove. Il colosso industriale, dice il sindaco, ha assicurato tra diretto e indotto occupazione per circa 1200 operatori. Con la realizzazione del cantiere all'interno dell'area industriale di Gela e con il fatto che già stanno partendo altri interventi come l'ITAF, che ieri abbiamo avuto la conferma che tutto l'ITAF finalmente autorizzativo è stato completato, significa incrementare altri posti di lavoro sia per quanto riguarda gli operai dell'indotto, e sia con la possibilità di avere del personale dell'ENI di poter rientrare in sede. Il premier Renzi, continua il primo cittadino, sancisca il ruolo euro-mediterraneo di Gela. Gela ha cambiato la sua mission, sta svoltando con l'accordo del GNL, con il fatto quindi di utilizzare una green refinery che sarà di quarta generazione, non più di prima, quindi passando dall'olio di palma a scarti di altro tipo, che quindi la rende ancora più sostenibile. Di fatto ha una sua collocazione naturale per diventare un hub logistico e un hub energetico del Mediterraneo. Questa visione, che per noi, per l'amministrazione, ma devo dire per molti gelesi, è molto cara, deve essere giustamente condivisa col Premier Renzi, perché ci aspettiamo questo supporto, perché un'operazione del genere ha una valenza non soltanto per il territorio di Gela, non soltanto per la Sicilia, ma direi per tutta l'Italia e per tutta l'Europa.